Dunque, gli obiettivi per il futuro di Internet sono obiettivi primariamente tecnologici. Sta ai ricercatori dire che l'Internet del futuro scientificamente deve passare su nuove piattaforme, su nuovi strumenti di calcolo, su nuove infrastrutture di comunicazione, quindi capire come sarà. Internet che noi usiamo oggi sono tecnologie di 20-30 anni fa, sviluppate gradualmente negli anni. Se vogliamo avere la nuova Internet fra 20 anni dobbiamo investire oggi nell'informatica, nelle conoscenze che sono dietro alla programmazione, ma anche nelle nuove infrastrutture, nuove tecnologie di trasmissione, nuovi metodi di connessione, 5G, poi chissà cosa ci sarà dopo. La cosa che ho imparato è che non si crescono cattedrali nel deserto da zero. Gli sviluppatori di app stanno in piattaforme cosiddette di innovazione e già blindate in sistemi che poi dipendono da chi produce e dà la piattaforma della app, linguaggi di programmazione, linguaggi di sviluppo. Quindi il concetto è: se noi non facciamo ricerca su questo, non abbiamo una leadership su questo, saremo sempre schiavi all'interno di piattaforme digitali controllate da grandi corporate, comunque di altri paesi. Per questo l'Europa si pone un tema di svilupparne di proprietarie in Europa. Questo secondo me è un concetto molto importante. La geopolitica qui rientra in gioco pesantemente. C'è anche un obiettivo di raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, e quindi non solo piattaforme commerciali, un'economia digitale, perdonatemi il termine, capitalismo digitale, ma anche un sociale digitale, quindi per esempio poter avere una sanità che sfrutta delle piattaforme pubbliche che arrivano a tutti per esempio somministrare terapie, il fascicolo sanitario elettronico o simile, o anche l'istruzione, cioè avere un internet che garantisce l'istruzione a tutti. Ultimamente possiamo dire che dal potenziamento di internet sicuramente la ricerca potrà trarne un beneficio enorme, perché arriveranno più dati, più possibilità di connettersi, di scaricare documenti in tempo reale. Sarà come allo stesso tempo e contemporaneamente connettere tutti i cervelli del mondo e tutti i ricercatori del mondo, quindi rappresenta un grande sogno. Io mi auguro un internet senza filtri. Ma tutte le tecnologie hanno sempre avuto un effetto, cioè hanno alzato l'asticella. Io glielo accennavo già prima, i nostri dati ci mostrano che i robot non stanno togliendo lavoro, anzi, ne stanno creando. Progettare un robot, costruire un robot, manutenere un robot sono lavori molto più complessi, articolati e pesanti che non il lavoro che il robot poi fa, esegue, no? Però richiedono competenze, richiedono gli skill, come si dice, che sono più elevati. E non possiamo pensare a una società fatta di pochissimi lavoratori che hanno quegli skill e tutti gli altri ridotti in miseria, anche perché il nostro modello economico capitalistico non regge questo tipo di cose. La macchina dell'IBM ha battuto il campione mondiale degli scacchi e lo ha stracciato. Io le dico, le confesso che quando ho letto questa notizia proprio non ho battuto ciglia, perché è una cosa di pura forza bruta, cioè la macchina IBM ha studiato le regole del gioco degli scacchi, naturalmente ha guardato qualche migliaio di partite giocate da giocatori molto bravi, qualche decina di migliaia di partite, ha giocato qualche milione di partite contro se stessa, giocando sia il ruolo di attacco che di difesa. È chiaro che con una potenza di fuoco così un singolo uomo lo batte, avrebbe dovuto avere davanti 500.000 di uomini, tutti giocatori di scacchi molto bravi e capaci di comunicarsi, cosa più difficile. In terms of artificial intelligence, when we have more things online, there are several implications.
First is that everything is digitalized, everything is data, and artificial intelligence learns from data, and it becomes intelligent because of the data from which it learned. So if we have hours and hours of meetings, hours and hours of lectures, hours of students and their behaviors, these are all things that AI can learn from. For example, learning from student reaction can help you build a better education experience. In other words, you can imagine that if we have this interview, let's say 10 years from now, you can probably be looking at me, talking as though I were talking, answering any questions related to my professional areas, but it's actually not me. Because in the online digital format, we can train from all the data of me speaking in all the environments and all the other people like me speaking, and really train what I'm likely to answer any given question, and also the proper expression and so on. So creating a human that is human-like in the real life, that's incredibly hard. Yet creating a virtual human that looks real in a digital video like this one is not that hard. So we're already beginning to see AI-based so-called digital humans being synthesized. In China, there are now digital AI synthesized news anchors. Sorry about that, that's your job. So I think the opportunity, as we have more of our time spent online in video, and now AI can synthesize realistic things. AI can also synthesize a digital salesperson, a digital customer service, and thereby save a lot of time and money for us. So in my apartment building, there's no one delivering packages of food anymore. It's all done by robots. And similarly, in Chinese warehouses, more and more robots are picking the goods. There are robots delivering food to our table when we go to a restaurant. These are not robots that look like a human. They're basically carts that move by themselves, and we would take the plates off the carts. And in some assembly lines, it's human, robot, human, robot, human, robot. This way the human can correct mistakes the robot makes, but also it serves to take over some tasks done by humans, but also distance the humans by inserting a robot between them. And I think that will lead to a gradual more and more work being done by the robots. Facendo robotica, molto chiaro cos'è il qui e adesso, perché il corpo del robot agisce anche sul corpo della persona, per esempio quando c'è un ausilio, uno strumento, e agisce magari connesso a internet, scambiando dati, informazioni, strumenti di controllo, però ha una sua fisicità e una sua presenza. I think the internet is only a small part of the overall economy. And AI is an omni-use technology that can be used everywhere. So in 5 years, we should look back and see amazing AI companies started in many traditional industries, and also many traditional companies embrace AI and do better than their competitors.